Benvenuti a questo terzo corso online di canto gregoriano attraverso l'anno liturgico. Dopo i tempi di Avvento e di Natale, considerati nel primo corso, e Quaresima fino al giorno di Pasqua, analizzati nel secondo corso, prendiamo ora in considerazione, almeno per la prima parte di questo terzo corso, la risonanza della Pasqua, così l'abbiamo chiamata in una lezione precedente, ossia il tempo pasquale, che come sappiamo si compone di 50 giorni, cioè di 7 settimane fino alla solennità di Pentecoste. Avremo modo di scoprire man mano le caratteristiche salienti dei brani del Proprium Missae di queste domeniche, a cominciare, come sempre, dagli introiti. Per ora limitiamoci a ribadire quanto è già stato detto nelle ultime lezioni del secondo corso, dedicate alla veglia e al giorno di Pasqua. Con la Pasqua, ricordiamolo, si è inaugurato quello che potremmo definire il tempo dell'Alleluia, non solo perché l'Alleluia, inteso come brano, è tornato al proprio posto, dopo essere stato sostituito dal Tractus per tutta la Quaresima, ma soprattutto perché al testo di ogni canto è aggiunta la parola Alleluia, una o più volte all'interno di ogni brano. Non solo la conclusione, dunque, ma anche in coda a ogni frase del brano stesso. Ecco, dal punto di vista musicale, poi, ci accorgeremo di come la parola Alleluia non venga trattata come una sorta di obbligatoria appendice, ma sia al contrario integrata nel fraseggio complessivo e spesso addirittura messa in evidenza più dello stesso testo che la precede. Sempre a proposito di Alleluia, ricordiamo che per tutto il tempo pasquale la liturgia della parola è accompagnata non più dal graduale, dopo la prima lettura, ma da un primo Alleluia in sua sostituzione e da un secondo Alleluia prima del Vangelo. È ciò che possiamo vedere nella seconda domenica di Pasqua, tradizionalmente definita Domenica in Albis, o come recitano i libri ambrosiani, in albis depositis, ossia domenica in cui le vesti bianche, albis, vengono deposte. Ricordiamo infatti che il riferimento è alla veste bianca, segno di vita divina, che i catecumeni, cioè gli adulti battezzati nella liturgia della veglia pasquale, indossavano per tutta la settimana dell'ottava di Pasqua, fino appunto alla domenica successiva, nella quale deponevano la veste bianca. Dall'anno 2000, ricordiamo, questa domenica è divenuta, per iniziativa di Papa Giovanni Paolo II, la Domenica della Divina Misericordia. E nel mondo protestante, in particolare, questa domenica prende invece il nome dall'introito della Messa, come vedremo tra poco, ed è appunto definita Domenica Quasimodo. Diamo dunque un'occhiata generale ai brani propri di questa domenica. Mancando il graduale, come abbiamo detto, la successione dei brani, che si manterrà poi per tutto il tempo pasquale, è la seguente: introito, quasimodo, alleluia primo, in die resurrectionis, alleluia secondo, post dies octo, l'offertorio angelus domini, il communio mitte manum tuam. In questa lezione ci occuperemo in particolare dell'introito, dell'offertorio e del communio. Iniziamo dunque dal brano di apertura di questa messa in albis, l'introito quasimodo, che, come possiamo notare, allude ad una sorta di infanzia spirituale, ossia all'inizio del cammino cristiano simboleggiato dai neobattezzati che hanno deposto appunto la veste bianca. È il testo della prima lettera di Pietro al capitolo secondo. Quasi modo geniti infantes, alleluia, rationabiles sine dolo lac concupiscite, alleluia, 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 tre volte. Come bambini appena nati, come uomini spirituali, bramate il latte vero, alleluia. Il versetto semiornato del solista è tolto dal Salmo 80,
Exultate Deo, adiutori nostro, jubilate Deo Jacob, esultate in Dio nostro aiuto, gridate di giubilo al Dio di Giacobbe. La conduzione melodico-ritmica dell'intera antifona è assolutamente ordinaria, se così possiamo dire, cioè senza particolari slanci espressivi, e tra l'altro con un incipit assolutamente fluido, testimoniato segnatamente dai puntini della notazione metense, della notazione di Lon sopra il tetragramma, che accompagnano il recitativo iniziale sul re. Segue, come possiamo vedere, un utilizzo di neumi semplici, di neumi elementari, di poche note per sillaba, quasi tutti in grafia corsiva, cioè senza allargamenti di valore o sottolineature speciali, sorretti anche da una melodia dall'estensione assai contenuta. Ecco, il trattamento tutto sommato contenuto appunto del testo vero e proprio si contrappongono in modo assai vistoso le decise sottolineature ritmiche dei diversi alleluia, sui quali entrambi i notatori in campo aperto soffermano la loro attenzione utilizzando grafie a valore largo. Già il primo alleluia, al termine del primo inciso, è dotato di una liquescenza sull'accento, un ancus, così si chiama, in entrambe le scritture adiastematiche. Ma le sottolineature più evidenti sono riservate ai tre alleluia conclusivi, che dopo i neumi mantenuti ancora corsivi sul testo che li precede, vengono dotati di figure neumatiche a valore largo e ancora di abbondanti liquescenze in tutti i tre alleluia. Vediamo infatti la bivirga sangallese sulla sillaba pretonica alleluia, sia nel primo che nel terzo alleluia, cioè due note ripercosse a valore largo, grafia equivalente, come sappiamo, ai due uncini utilizzati da Lon. Troviamo anche la clivis allargata, cioè due note discendenti con allargamento, simboleggiato dall'episema nella scrittura sangallese, nell'aggiunta dell'episema alla clivis, sempre sulla sillaba pretonica le alleluia, del secondo alleluia, a cui segue addirittura un melisma sulla sillaba finale, sempre appunto del secondo alleluia. In sostanza, come si è detto, è evidente come la parola alleluia risulti particolarmente importante e in questo caso addirittura prevalente nella costruzione dell'impianto ritmico espressivo di questo introito. Da ultimo una breve considerazione di carattere modale. Come possiamo vedere, l'antifona si muove in sesto modo, cioè in tritus plagale, secondo la classificazione dell'Octo Ecos, avendo come riferimento musicale il rapporto melodico di terza maggiore tra la finalis fa e l'accordo strutturale la. È una modalità in generale non frequentissima nei brani del proprio Missae appartenenti al fondo primitivo, ma che nel tempo pasquale trova maggiore spazio. Per la verità, anche il communio di questa stessa messa, come vedremo tra poco, Mitte Manum Tuam, è costruito nella stessa modalità. Con tutta la prudenza che invocata più volte anche nelle lezioni dei corsi precedenti, prudenza che si rende necessaria nella valutazione di un possibile ethos nelle scelte modali del repertorio gregoriano, non possiamo non rimarcare questo dato oggettivo, aggiungendo almeno come suggestione la definizione medievale di devotus, devoto per il sesto modo, completata, come sappiamo, dalla raffigurazione dei modi sui già citati capitelli di Cluny. Ne abbiamo parlato a proposito del quarto modo dell'introito resurrexi per il giorno di Pasqua. Ecco, ascoltiamo quindi questo introito, quasi modo, Geniti Infantes, della seconda domenica di Pasqua. Quasi modo genitus infantes, alleluia, gratia orabiles sine dono.
Passiamo ora ad analizzare l'offertorio di questa messa, Angelus Domini. Il testo è tolto dal Vangelo di Matteo, che riferisce le parole dell'angelo alle donne giunte al sepolcro. Angelus Domini descendit de cielo et dixit mulieribus, quem queritis surrexit sic ut dixit. Alleluia. L'angelo del Signore discese dal cielo e disse alle donne: colui che cercate è risorto, come aveva detto. Alleluia. In questo testo, assai noto, non può sfuggire l'espressione centrale quem queritis. Non si tratta di un'espressione qualunque. Queste due parole sono divenute simbolo dell'evento pasquale e utilizzate come incipit del celebre tropo dell'introito resurrexi e addirittura prototipo del dramma liturgico, una forma dialogata che si inserisce come vera novità nel panorama dell'antico repertorio monodico liturgico. Nella fattispecie al tropo pasquale, quem queritis in sepulcro, testimoniato anche dagli antichi tropari in notazione sangallese, si aggiunge il quem queritis natalizio. Quem queritis in presepe, dicite pastores. Chi cercate nel presepio, dite pastori. Anch'esso testimoniato da illustri fonti antiche come il celebre codice di San Marziale di Limoges dell'undicesimo secolo. Entrambi i tropi, sia di Natale che di Pasqua, posizionati nella liturgia del mattutino, furono sottoposti a espansione e variazione e diedero origine a un nutrito repertorio di vere e proprie rappresentazioni paraliturgiche, la Visitatio Sepulcri per la Pasqua e l'Officium Pastorum per il Natale. Tornando al nostro offertorio, Angelus Domini, costruito ovviamente nello stile ornato che, come sappiamo, caratterizza questo momento liturgico, limitiamoci a qualche considerazione sulle sue caratteristiche compositive, senza attardarci sull'analisi semiologica dettagliata delle scritture in campo aperto. Possiamo notare innanzitutto un procedimento che potremmo definire illustrativo del testo, in verità il meno interessante nella composizione gregoriana, ma comunque presente. Su Descendit, la melodia, interamente a valori ritmici corsivi, fluidi, discende appunto fino a toccare il do grave, la nota più bassa del brano. Subito dopo, su Cielo, accade l'opposto, con la melodia che si spinge fino al mi acuto, la nota culminante dell'intero brano. Segue immediatamente dopo, su Dixit, un'allusione formulare molto interessante e evidente, seppur limitata nelle dimensioni. Si tratta di un breve melisma che è comparso una settimana prima, il giorno di Pasqua, sulla parola Itaque nel Communio Pasca Nostrum. Anche qui, dunque, possiamo parlare di formula pasquale, che non a caso ritroveremo più avanti alla solennità dell'Ascensione, anch'essa facente parte del mistero pasquale, come vedremo in una prossima lezione. Formula pasquale che si aggiunge ad un'altra formula, anch'essa definita pasquale, che, come abbiamo visto nel corso precedente, ha accompagnato l'itinerario quaresimale fino ai cantici della veglia e che pure ritroveremo sempre all'interno del tempo pasquale. Le allusioni formulari in questo offertorio non si esauriscono qui, perché anche sul verbo surrexit, movenze utilizzate altre volte, sempre in contesto offertoriale, le possiamo ritrovare facilmente. Ascoltiamo quindi questo offertorio Angelus Domini della seconda domenica di Pasqua. Amen.
Poche parole per introdurre l'ascolto dell'ultimo brano di questa seconda domenica di Pasqua, cioè il Communio Mitte Manum Tuam. È la domenica in cui viene letta la pagina evangelica di Giovanni che al capitolo 20 narra l'incontro post-pasquale fra Cristo e l'incredulo Tommaso. Mitte manum tuam et cognosce loca clavorum. Alleluia. Et noli esse incredulus sed fidelis. Alleluia, alleluia. Metti la tua mano e riconosci il posto dei chiodi e non essere incredulo ma credente. Alleluia. Con questo sesto modo, la stessa modalità dell'introito, come abbiamo detto, si racconta un'altra infanzia spirituale, quella dell'incredulo che diviene credente, che è anche la nostra e che ha in Tommaso il suo prototipo. L'intera antifona si regge sulla sottolineatura, sulla decisa sottolineatura che il gregoriano riserva alla prima sillaba del brano. Come spesso succede attraverso l'uso di svariate figure neumatiche particolari. Mitte, metti la tua mano. In questo caso l'inizio è con un neuma di tre note, uno scandicus con articolazione iniziale, con unisono delle prime due note, e neuma che è spesso utilizzato proprio per segnalare un punto di mira del fraseggio, che subordina e illumina il resto della frase e del brano intero. È innanzitutto quindi l'invito a toccare con mano che decide tutto il resto. L'invito corroborato dalle successive e consecutive grafie liquescenti sangallesi su tuam e su et, che a loro volta introducono con ampio gesto retorico, con il gesto retorico che gli è proprio, il successivo recitativo. Cognosce loca clavorum, riconosci il posto dei chiodi. E il resto dell'antifona, resa solenne ancora una volta dal trattamento ritmico degli alleluia, sapientemente ornati e sottolineati da entrambe le scritture in campo aperto. Concludiamo quindi questa prima lezione ascoltando il Communio Mitte Manum Tuam della seconda domenica di Pasqua, ovviamente completato dal versetto solistico in alternanza all'antifona corale. Et exaudivit.